Buongiornissimo a tutti quanti. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video. Oggi sono qui per fare questo video in collaborazione con Royal Skin. Se mi seguite nei miei social, sicuramente avrete già visto qualche sketch di qualche reel realizzato appunto per l'azienda. Sono qui per farvi vedere in maniera più approfondita il prodotto, per parlarvene un po' di più. Ho iniziato questa settimana ad utilizzarlo. Volevo parlare un pochettino, insomma, della mia esperienza in generale anche con la luce pulsata. In realtà non è la prima volta che provo la luce pulsata, ovvero è la prima volta che la provo a casa, ma in passato già ho avuto esperienza. Dopo questa clip sicuramente però vi farò vedere anche in maniera proprio attuale come faccio, cioè come l'ho fatta, insomma, per la prima volta. Ci terremo sicuramente aggiornati anche nelle prossime settimane. Ho iniziato a farla che era un lunedì, quindi ogni lunedì per dalle 8 alle 12 settimane devo continuamente farla. Prima di parlarvi del prodotto in sé, volevo farvi una mini definizione di luce pulsata. Che cos'è la luce pulsata? È un dispositivo ad alta tecnologia. Ormai negli ultimi anni veramente se ne vedono in commercio davvero tantissimi, che utilizza questa luce policromatica ad alta intensità. Voglio essere meno tecnica ed essere più pratica. Fondamentalmente questo impulso luminoso va a danneggiare il pelo alla radice, indebolendo così il bulbo, indebolendo così la ricrescita del pelo, di conseguenza evitando appunto che i nostri peli superflui crescano. In realtà in passato già ho utilizzato la luce pulsata sotto le ascelle. Infatti devo dire che nell'anno del 2015 io avevo parecchi peli sotto le ascelle. Poi ho smesso perché avevo avuto questa promozione dall'estetista e avevo fatto 6 sedute, una seduta al mese. Infatti lei mi diceva che io avrei dovuto fare delle sedute poi ovviamente di mantenimento, perché con me aveva iniziato con una intensità bassa e poi adesso vi spiegherò anche come mai. Poi ho smesso, ma devo essere sincera, cioè i peli sotto le ascelle in questo momento che ho, ne ho veramente pochi pochi pochi, ok? A differenza di anni fa, che davvero ne avevo tantissimi. Quindi cosa ho fatto? Ho accettato appunto questa collaborazione perché ero curiosa di provare un epilatore a luce pulsata direttamente da casa. Il prodotto si presenta così. Ovviamente l'ho già aperta, però volevo farvi vedere all'inizio, insomma, come trovate dentro. All'interno appunto ci sono le istruzioni, adesso poi vi farò vedere una parte importantissima. Poi ovviamente c'è l'epilatore, ok, con la base sotto. Comodissima. Infine c'è questa scatolina dove all'interno ci sono gli occhiali protettivi e il caricatore. E voilà. Ovviamente volevo farvi vedere anche gli occhiali protettivi, ok? Che si presentano così. Cosa carinissima di questi occhiali è che sono praticamente regolabili. La luce pulsata funziona solamente col caricatore. Andando a vedere nelle istruzioni, poi c'è anche proprio su internet la tabella. Fondamentalmente qua c'è la tabella dei colori, anche proprio nelle istruzioni, come potete vedere. Il mio problema principale prima di accettare questa collaborazione, infatti, è stato il mio colore della pelle e il mio pelo. Ho fondamentalmente una carnagione medio scura, ok? Dove d'estate ovviamente diventa ancora più scura, ma in questo periodo dell'anno, dove ancora comunque non ho preso particolarmente sole, sono effettivamente più chiara, cioè il mio colore reale è questo qua. Facendo la combo, fondamentalmente con qua c'è scritto skin color, e se io metto dal light brown al brown, anche se brown ci divento d'estate fondamentalmente, andava benissimo lo stesso. Il pelo è comunque sul dark brown barra black, quindi veramente perfetto. Ho chiesto anche a loro perché ho detto è inutile che io vi sponsorizzo questo prodotto se poi tanto su di me non funziona, e loro semplicemente mi hanno detto no, assolutamente si può fare una cosa del genere perché c'è tutta la tabella dei colori. Al massimo appunto una cosa che mi era stata consigliata era di iniziare con una potenza bassa e magari far durare un po' di più le sedute, quindi dato che le sedute durano dalle 8 alle 12 settimane, ho deciso di farle durare proprio di base dalle 12 settimane. In base alla vostra colorazione, c'è ovviamente l'intensità da applicare. Potrei ballare dalla 2, 3, barra anche 3, 4. Ho iniziato all'inizio proprio con la 1, solo che ho detto, bah, vabbè, diciamo che non sento proprio niente. E in realtà non sentivo neanche con l'intensità 2, però comunque poi dopo ho messo l'intensità 2. E ho fatto le gambe, tutte le gambe, e anche la zona bikini, e ho fatto anche le ascelle. All'inizio avevo una super paura delle ascelle, perché ho avuto un'esperienza bruttissima, purtroppo, con il laser, perché mi sono veramente bruciata sotto le ascelle. E devo dire che bruciare non mi ha bruciato,
È stato abbastanza rapido, ovviamente all'inizio dovete un attimo mettere la mano e nulla, basta. Vi ho già fatto un'introduzione lunghissima. Ci vediamo sicuramente dopo con le mie considerazioni finali e la mia first impression di questo prodotto, ma sicuramente vi farò altri video in merito facendovi vedere proprio i risultati del prima e del dopo. E allora, questa parte di video ovviamente la registrerò prima della intro. Voglio farvi vedere attualmente stamattina che cosa faccio, ovvero con l'epilatore a luce pulsata di Royal Skin, appunto. Sono lavata fondamentalmente le gambe, nel senso che ieri sera ho fatto la lametta. E niente, quindi ieri sera ho provato a farmi la lametta e vi giuro, mi si è irritata la pelle tantissimo. E quindi vabbè, ho messo proprio la crema sopra, perciò una crema abbastanza lenitiva. Stamattina ho dovuto rilavare le gambe, invece tutte le ascelle non ho messo niente, neanche il mio classico deodorante. Ok, quindi tacco. Eccolo qua. Ok, è la prima volta che lo accendo. Ok, così si accende. E come potete vedere ci sono 999.999 impulsi. Allora, io provo il 2. Onestamente, perché in realtà secondo la tabella io vado dal 2 al 3 fino al massimo ad un 4, però dato che è la prima volta metto il 2 e poi schiaccio l'effetto ice. Ovviamente se voi schiacciate e non è a contatto con la pelle non va, vedete? Provo. Ho fatto tutte le gambe e devo dire che all'inizio ho iniziato con una potenza 1 per vedere e poi in realtà ho aumentato. Onestamente all'inizio il freddo che sentivo qua lo paragonavo alla luce, non so come dirvi, cioè mi sembrava che scottasse, ma in realtà era ghiacciato, ok? Poi alla fine ho aumentato al 2, il 2 un po' si sente, ma secondo me è perché, ripeto, ho la pelle un po' più scura e quindi secondo me io l'impulso lo sento un po' di più, però non mi ha dato particolarmente fastidio, ho fatto tutte le gambe e poi ho fatto anche le ascelle e sotto le ascelle ho messo modalità 1, però devo dire che comunque c'è di bruciatura che proprio sul momento non ho sentito niente, anzi, cioè, ero partita un po' prevenuta avendo avuto una brutta esperienza con un tipo di laser. Allora, vi spiego proprio in pratica come si fa anche ad attivare e ad accendere il macchinario e a spegnerlo. Dovete schiacciare questo tasto qua per accenderlo. Fa un po' di rumore, però è normale. Poi, modalità ice, dove praticamente tutta questa parte in metallo qua grigia diventerà proprio ghiacciata perché si vedrà proprio anche il vapore, cioè proprio ghiacciato. Se toccate proprio col dito è ghiacciato, poi qua diventa proprio ghiacciato, anzi anche adesso lo è. Subito si attiva e poi qua potete regolare le modalità 2, 3, 4, 5 e poi tornate indietro. Allora, se voi fate per esempio modalità 1, tenete questo tasto schiacciato per 3 secondi. Vedete che appare auto, quindi cosa significa? Con la modalità auto semplicemente avete qua la pelle, andate giù, cioè ovviamente questa parte deve toccare perché sennò non parte l'impulso e va in automatico, cioè non è che dovete andare manualmente che dovete sempre schiacciare questo coso. Per spegnerlo semplicissimo. E vi dà i secondi. Eccolo qua, e così si spegne il macchinario. Devo dire che non mi dispiace per niente. Ora vi lascio alla mia me del futuro con tutte le varie considerazioni e tutte le varie indicazioni che ovviamente ci sono scritte qua. Eccoci qua alla fine del video. Io spero tantissimo che, insomma, quello sketch di vlog dove vi faccio vedere come funziona il prodotto in maniera proprio attuale, nella prima volta che appunto lo provo, spero che vi sia piaciuto e spero che, insomma, a parte un po' l'inquadratura perché purtroppo sono da sola, quindi mi devo un po' arrangiare. Fatto sta che come prima seduta non mi è dispiaciuta, appunto non ho avuto minimamente dolore, che era la cosa principale che mi interessava. Ovviamente nelle settimane successive bisognerà vedere se
che il prodotto poi alla fine sul mio tipo di carnagione e per il mio tipo di pelle funzionerà, ok? Incrociamo le dita, speriamo di sì. Vi dico alcune cose tecniche, insomma, di questo prodotto. È un prodotto che vi arriva nel giro delle 24 ore, potete pagare tutto prima oppure pagare anche alla consegna direttamente. State attenti, mi raccomando, informatevi sull'utilizzo ovviamente di questo prodotto qui. Un consiglio che posso darvi è che subito dopo l'epilazione vi conviene mettervi una crema idratante. Loro la vendono anche all'interno del loro sito. A me non è arrivata all'interno del kit, però volendo potete ordinare tutto il kit, anche compresa la crema idratante. L'importante è che sia una crema idratante perché ammetto che subito dopo la luce pulsata ho avvertito un po' di prurito, di fastidio, come se la pelle fosse secca, ok? È normale, quindi, ma nel momento in cui la idratate, c'è il giro di 10-15 minuti, insomma, questa cosa è andata via, è stata una roba proprio momentanea. Io per ora ho deciso di fare le gambe e le ascelle e la zona bikini. Non assolutamente non dovete farla proprio a livello dei genitali, assolutamente, però per qualsiasi altra parte del corpo, viso, baffetti, ascelle, eccetto le parti proprio dei genitali, quelle proprio molto più delicate, quelle assolutamente non fatele. Devo dire che per ora mi ha fatto una buona impressione. Ovviamente io vi saprò dire solamente nelle settimane successive se poi effettivamente funzionerà o meno. Sicuramente chi ha la carnagione più chiara e il pelo più scuro è molto più avvantaggiato di me, ok? Io purtroppo ho questo limite mio, la natura mi ha dato questo colore della pelle, non ci posso fare niente. Fanciulli, io già ho parlato tantissimo, spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che soprattutto sia stato di ispirazione, un po' diverso dal solito e soprattutto spero di avervi dato una testimonianza in merito appunto alla luce pulsata, al laser, eccetera, anche col mio tipo di carnagione, col mio tipo di pelle, che è comunque medio scuro. Questo era un punto fondamentale dove volevo focalizzarmi tantissimo anche all'interno di questo video qui. E come potete vedere sono viva, non mi sono bruciata. Ultima cosa, ovviamente, ma non meno importante, che ho un codice sconto del 20% per voi, che vi lascerò qua in sovraimpressione, che era il 20, che ovviamente voi potrete utilizzare. Quindi per qualsiasi aggiornamento io vi consiglio di seguirmi all'interno della mia pagina di Instagram, Beauty Nursing Pills, e ovviamente all'interno di questo canale YouTube. Io vi mando un bacio grande e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers! Nella mia sede dove... Ops, ho toccato il microfono.